canzoni raccontano sicuramente la vita degli umili, di gente mesta, problemi, racconta storie di persone sconosciute e soprattutto le loro difficoltà nel sopravvivere. Un omaggio a Edith Piaf nel 60° anniversario della sua scomparsa. Al Teatro Virginia di Arezzo, in scena Edith Piaf, C'est moi, lo spettacolo musico-narrante di e con Rosette Sandroni. Innanzitutto, va bene, la canzone più rappresentativa e più famosa di Edith Piaf è La Vie en Rose, ovviamente. Però non ci sarà solo La Vie en Rose, ci saranno anche altre canzoni, tra cui Milord, piuttosto che Mon manège à moi, o L'accordéoniste, ad esempio. Poi la sua canzone è anche L'hymne à l'amour, che è una canzone che parla d'amore, la grande parola a cui era molto molto legata Edith. E poi ci sarà sul finale l'ultima sua canzone, Non je ne regrette rien. Non je ne regrette rien car ma vie. Ça commence avec toi.